Il film inizia quando il vice direttore della National Security Agency, o NSA, riceve una nota classificata dalla CIA. In essa viene rivelato che Arlington Stewart, un dipendente della NASA colpito da un fulmine, si è ripreso in modo incredibilmente rapido dalle sue gravi ustioni. Stewart sta ora realizzando diversi strani dispositivi e li sta consegnando a residenze private. 5 mesi dopo, in Virginia, Arthur e Norma Lewis vengono svegliati di buon mattino quando qualcuno suona il campanello. Mentre Norma, che ha un piede destro sfigurato, si avvicina cautamente alla porta, vede un'auto nera allontanarsi dallo spioncino. Apre poi la porta e nota una semplice scatola marrone lasciata sul loro portico. Più tardi, marito e moglie la aprono mentre fanno colazione con il figlio Walter. Trovano una scatola di legno con un pulsante, ma è possibile accedervi solo tramite una chiave. C'è anche una busta con un biglietto, che dice che il signor Stewart li chiamerà alle 17. La famiglia non conosce nessuno con quel nome, quindi continuano a vivere la loro giornata. Poco dopo, Walter e Norma arrivano all'Elite Boarding School. Il bambino studia in quinta elementare, mentre sua madre insegna letteratura agli studenti delle superiori. Tuttavia, quel pomeriggio, Norma riceve una brutta notizia che la rende ansiosa. Il preside le dice che non offriranno più alcuno sconto per la retta scolastica di suo figlio. Cerca di spiegare questa decisione, ma all'improvviso il suo naso inizia a sanguinare. Norma dà al preside un fazzoletto di carta e cerca di essere comprensiva riguardo all'intera faccenda, ma nel profondo è molto preoccupata perché la sua famiglia sta già vivendo di stipendio in stipendio. Nel frattempo, Arthur va al suo lavoro alla NASA, dove lavora nel Dipartimento di Ottica. È stato un membro chiave del team coinvolto nella progettazione della telecamera per la sonda Viking su Marte. Sta anche lavorando a un progetto parallelo personale, cercando di creare una protesi per il piede di Norma. Improvvisamente, il direttore del Dipartimento di Ottica, Kyle, gli consegna una lettera dalla divisione astronauti. Viene rivelato che Arthur aveva fatto domanda per andare nello spazio, che è il suo sogno di una vita. È però sconvolto nello scoprire che si tratta di una lettera di rifiuto. Afferma che non ha superato gli esami psicologici, nonostante abbia superato brillantemente tutti gli altri test. Quando Norma torna a casa quella sera, riceve la visita del signor Arlington Stewart. È un uomo alto, vestito in modo impeccabile, ma un lato del suo viso è rovinato a causa delle ustioni. Il gentiluomo consegna a Norma la chiave che apre il coperchio della scatola. Inoltre, le fa un'offerta: se lei o suo marito premono il pulsante rosso, qualcuno che non conoscono morirà e loro riceveranno $1 milione in cambio. Come prova delle sue intenzioni, Stewart le regala una banconota da $100. Spiega poi nel dettaglio le regole di questa offerta. Non può rivelare alcuna informazione sull'identità dei suoi datori di lavoro, mentre a Norma e a suo marito non è permesso discutere i dettagli di questo con nessuno. Dopo averle dato 24 ore per prendere una decisione, Stewart esce di casa in silenzio. Poche ore dopo, Arthur, il cui sogno di una vita è ormai finito, torna a casa sconfitto. Il marito e la moglie condividono le brutte notizie che hanno ricevuto al lavoro prima di rivolgere la loro attenzione alla scatola. Norma rivela della visita di Stewart e di ogni altra cosa che lo sconosciuto le ha detto. Arthur ispeziona poi attentamente la scatola e riesce persino ad aprirne la base. Con loro sorpresa, è completamente vuota all'interno, priva persino dell'elettronica o del cablaggio più basilari. Questo li fa pensare come qualcuno possa sapere se il pulsante viene premuto. Nonostante questo, la coppia si rende conto che se non decidono rapidamente, potrebbero presto trovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Il giorno dopo, uno dei colleghi di Arthur, Jeffrey Carnes, riceve una chiamata preoccupante da sua moglie. Lei rivela di aver visto una donna rapita mentre era in un supermercato. Jeffrey, che è osservato da qualcuno da lontano, le dice di tornare a casa e chiudere tutte le porte. Dall'altra parte, Arthur torna a casa dal lavoro quella sera e conferma che la banconota da $100 data da Stewart è vera. Lui e Norma si siedono poi per decidere cosa fare dopo. I loro problemi finanziari si stanno accumulando e Norma preme semplicemente il pulsante d'impulso. Pochi secondi dopo, in un'altra parte della città, la polizia arriva a casa per indagare sulle segnalazioni di una sparatoria. Trovano una donna morta nel soggiorno, mentre una bambina è chiusa a chiave in bagno. Nel frattempo, Stewart arriva a casa dei Lewis e consegna loro una valigia con $1 milione. Conferma freddamente che qualcuno è morto a causa della loro scelta. Stewart afferra poi la scatola, che intende portare a una nuova persona, ma prima di andarsene dice qualcosa di molto agghiacciante. Quando la scatola viene consegnata alla persona successiva, chiunque vicino alla famiglia Lewis potrebbe morire. Arthur, spaventato, cerca di restituire la valigia, ma Stewart lo ferma e se ne va. La coppia, tuttavia, riesce a scrivere il numero di targa della sua auto. Alla stazione di polizia locale, il padre di Norma,
Dick, sta lavorando al caso della donna morta. Viene poi rivelato che la donna Altri non è che la moglie di Jeffrey. La polizia sospetta che dietro l'omicidio ci sia il marito, poiché non si trova da nessuna parte. Più tardi quella notte, Arthur dà a Norma la protesi che ha realizzato appositamente per lei. Le calza perfettamente e le consente di camminare senza dolore o zoppicare. La coppia si dirige poi alla cena di prova del matrimonio della sorella di Norma. Lì, i genitori della sposa stanno estraendo a sorte i regali donati per le festività. Arthur sceglie il primo regalo e sceglie una semplice scatola marrone che sembra quella che Stewart ha lasciato loro. La riporta al tavolo e la apre con Norma. Con loro orrore, contiene una foto di Stewart di quando aveva ancora tutto il viso intatto. Dopo un po', Arthur mente a suo suocero, Dick, dicendo che una strana macchina passa regolarmente davanti a casa loro. Mostra quindi il numero di targa che ha annotato il giorno prima e chiede al suocero di controllare di chi è. Una volta tornati a casa, Arthur guarda attentamente la foto di Stewart e si rende conto di averlo già visto prima. Corre poi a guardare un poster del primo viaggio di Viking su Marte e fa una scoperta scioccante. Stewart era uno dei lavoratori di quella stessa missione. Il giorno dopo, Stewart chiama Norma per avvertirla delle possibili conseguenze del tentativo di indagare su di lui. Nonostante questo, lei vuole comunque incontrarlo di persona e lui risponde che è nel suo cortile. Norma si gira immediatamente e vede un uomo a caso fuori che la fissa a bocca aperta. Stewart poi riattacca e si scopre che si trova in un ufficio nascosto dietro le gallerie del vento della NASA. Nel frattempo, Arthur fa visita a Dick alla stazione di polizia, dove scopre che l'auto di Stewart in realtà appartiene alla NSA. Sta cercando di elaborare questa informazione, quando sente suo suocero parlare di un omicidio avvenuto nello stesso momento in cui Norma ha premuto il pulsante. Arthur, che è disperato per trovare indizi, chiede di essere portato sulla scena del crimine. Poco dopo raggiungono la casa di Jeffrey, dove Arthur trova una foto di Stewart sul tavolo. C'è anche un piccolo opuscolo intitolato Manuale sullo sfruttamento delle risorse umane, con un numero di chiamata scritto sopra. Un numero di chiamata è un indirizzo univoco che indica dove si trova il libro in una biblioteca. Arthur ruba quindi l'opuscolo, mentre Dick è impegnato altrove. Nel frattempo, Norma sta facendo shopping con sua madre, quando una donna a caso si avvicina a loro. La sconosciuta dice a Norma che la NSA glielo sta lasciando fare, che la NASA non può fermarlo, e che i soggetti sono tutte giovani coppie felicemente sposate con un figlio. La sconosciuta le dà anche un biglietto con una serie di numeri prima di svenire con il naso sanguinante. Una Norma scioccata guarda il biglietto e si rende conto che contiene un numero di chiamata della biblioteca di Richmond. Nella scena successiva, sia Norma che Arthur vanno separatamente in biblioteca, seguendo gli indizi che hanno trovato. Il suo numero di chiamata la porta a un rullino che contiene una registrazione video della NASA. Si scopre che il filmato è del lancio della prima sonda Viking su Marte, dove Stewart è stato colpito da un fulmine. C'è anche una clip di lui che partecipa a una conferenza stampa poco prima della tragedia. Dopo aver guardato l'intero video, Norma viene guidata da due donne in un'enorme sala, dove Stewart la sta aspettando. Dice a Norma che da quando è stato colpito da un fulmine è in comunicazione con forme di vita aliene. Vuole anche sapere cosa ha provato Norma la prima volta che ha visto il suo volto sfigurato. Norma risponde che ha provato amore, perché sa quanto dolore la deturpazione provoca nella vita di qualcuno. Almeno lei può tenere nascosto il piede, mentre Stewart deve mostrare apertamente il suo volto mezzo bruciato. Norma aggiunge che non si sarebbe mai più commiserata. Sorpreso dalle sue parole, Stewart le tende la mano. Norma la afferra amorevolmente, ma sviene immediatamente. Dall'altra parte, il numero di telefono di Arthur lo conduce a un libro che contiene un articolo di giornale su un dipendente della NASA colpito da un fulmine. Non appena finisce di leggerlo, un gruppo di persone lo guida alla reception della biblioteca, dove la moglie di Stewart, Clemene, lo sta aspettando. Porta Arthur in un'altra stanza dove tre porte appaiono dal pavimento. Arthur deve ora scegliere con attenzione, perché solo una porta conduce alla salvezza, mentre le altre due conducono alla dannazione eterna. Clemene allunga la mano e inizia a sanguinare mentre attiva i varchi, che diventano tre colonne d'acqua. Arthur sceglie quindi il secondo varco e viene assorbito da una luce bianca accecante. Pochi istanti dopo, lui e la colonna d'acqua compaiono nella sua stanza, a indicare che ha fatto la scelta giusta. Fluttua sopra una Norma addormentata, che si sveglia proprio davanti a lui quando l'acqua cade sul letto. Pochi secondi dopo, Walter viene a controllare e dice a Norma che la notte prima è arrivata a casa come uno zombie. A quanto pare non ha detto niente ed è andata subito a letto. Nel frattempo, Kyle incontra segretamente un dipendente della NSA e i due hanno una conversazione su Arlington Stewart.
Si scopre che dopo essere stato colpito dal fulmine Stewart era morto e il suo corpo era stato portato all'obitorio, ma ore dopo è tornato in vita ed è stato trasferito in un ospedale militare di massima sicurezza. Da allora, Stewart ha dimostrato alcune capacità straordinarie, come una guarigione più rapida e l'arresto del deterioramento cellulare. Tornando al suo nascondiglio segreto, Stewart ha una conversazione con uno dei suoi uomini. È ora ovvio che una forma di vita aliena avanzata ha contattato Stewart dopo che è stato colpito da un fulmine. Questi alieni gli hanno chiesto di escogitare un test in modo che possano verificare se all'umanità dovrebbe essere consentito di esistere o meno. Inoltre, Stewart spiega che case, automobili e TV sono tutte scatole. Infatti, sostiene che anche il corpo umano è una scatola per l'anima. Ecco perché ha scelto una scatola per questo test sul futuro dell'umanità. Questo test può essere superato solo quando un numero sufficiente di persone si rifiuta di premere il pulsante, scegliendo di lavorare per il bene comune piuttosto che per il proprio beneficio personale. Viene anche rivelato che gli uomini di Stewart si stanno preparando per un altro test nel Massachusetts. Più tardi quella notte, la famiglia Lewis va al matrimonio di sua sorella. Arthur e Norma ballano, e lui descrive la sua esperienza in biblioteca come un caldo abbraccio, né qui né nell'aldilà, ma qualcosa nel mezzo. Tuttavia, mentre parla, all'improvviso inizia a sentirsi nauseato ed esce per riprendere fiato. Pochi secondi dopo, Jeffrey arriva sul posto e punta una pistola verso Arthur. Inizia a borbottare senza senso, dicendo che è troppo tardi per lui, ma che può ancora salvare gli altri. Costringe quindi un Arthur dall'aria confusa a salire con lui su un furgone. Nel frattempo, Walter e Norma notano che Arthur è scomparso e si precipitano a cercarlo, ma un gruppo di uomini arriva dal nulla e li rapisce entrambi. Nel furgone, Jeffrey mostra ad Arthur alcuni file classificati che documentano le azioni di Stewart dopo essere tornato dalla morte. Viene rivelato che Jeffrey aveva subito lo stesso test della scatola a cui sta attualmente sottoponendo Arthur. Alla fine, Jeffrey ha dovuto uccidere la propria moglie per il bene della figlia, che era stata rapita da Stewart. Poco dopo, il furgone si deve fermare quando Jeffrey vede un uomo vestito da Babbo Natale che blocca la strada. Prima che gli uomini possano indagare ulteriormente, il loro furgone viene improvvisamente colpito da un altro veicolo, rivelando che Babbo Natale è uno dei dipendenti di Stewart. Quando arriva la polizia, trova però solo il corpo di Jeffrey all'interno del mezzo. La scena cambia bruscamente, e Arthur si ritrova a lasciare un hangar della NASA. Kyle, che è lì ad aspettare, dice ad Arthur che qualsiasi cosa faccia dopo avrà conseguenze più grandi di quanto chiunque possa immaginare. Dopo questo, Arthur e Norma vengono riportati a casa, dove Stewart li sta aspettando con un test finale. Ha modificato geneticamente Walter e lo ha reso sordo e cieco. Il povero ragazzo è attualmente chiuso nel bagno al piano di sopra. Ora, i suoi genitori devono scegliere tra due opzioni estremamente difficili. La prima è che vivano il resto della loro vita godendosi i loro soldi e occupandosi di un figlio disabile. La seconda è che Arthur possa uccidere Norma, il che restituirà a Walter i suoi sensi. Se scelgono la seconda opzione, i soldi saranno versati su un conto e Walter potrà accedervi quando compirà 18 anni. Stewart mette quindi una pistola su un tavolo e chiede loro di prendere una decisione. Furioso, Arthur afferra la pistola e la punta alla testa di Stewart, ma quest'ultimo spiega che ucciderlo metterà solo Arthur in prigione mentre qualcun altro verrà mandato a svolgere questi test. Dopo che Stewart se ne va, la coppia corre in bagno, ma è chiuso a chiave e non possono buttare giù la porta perché Walter è dall'altra parte. Norma decide che non può vedere il loro figlio in questo stato, quindi chiede ad Arthur di spararle. Il nostro eroe è devastato da ciò che l'avidità ha fatto loro, ma anche lui è d'accordo con la sua decisione. La coppia si bacia appassionatamente, e Arthur preme il grilletto sparando un proiettile al cuore di Norma. Nello stesso momento, un'altra coppia nel quartiere preme il pulsante sulla scatola. Nel frattempo, Arthur torna alla porta del bagno per parlare con suo figlio, ma i poliziotti arrivano e lo portano via immediatamente. Invece di essere mandato via in una macchina della polizia, viene messo dentro un'auto nera appartenente alla NSA. Kyle dice ad Arthur di non preoccuparsi, perché si prenderà cura di Walter che ora ha ripreso i sensi. Alla fine del film, Stewart recupera la scatola dalla casa dell'altra famiglia, pronto a consegnarla a qualcun altro. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.